Siamo nell'impianto sportivo Ines Bonino di Pianezza della società sportiva Rarinantes insieme ad Andrea Bena. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Andrea. Senti, che esigenze ha una società sportiva come la Rarinantes? La struttura di Pianezza è composta da due vasche, una vasca grande da 500 metri cubi di acqua. La temperatura deve aggirarsi intorno ai 28 gradi, 28 gradi e mezzo. E una vaschetta più piccola dove si fanno le attività di fitness e le attività di acquaticità con i bebè. E lì, essendo più che altro legata all'acquaticità con i bambini piccoli, la temperatura va mantenuta un po' più alta, 29 gradi e mezzo, 30 gradi centigradi. E quindi bisogna garantire una struttura adeguata dal punto di vista energetico, qualitativo e soprattutto energetico, quindi calore e luce fondamentalmente. Dare una struttura idonea. E quanto consumavate di gas e di energia elettrica? Si parla di circa 100.000 metri cubi di gas metano con degli andamenti cui andamenti variano nell'arco dell'anno. Chiaramente d'inverno c'è più necessità di calore e quindi più necessità di gas, e 270.000 circa kilowattora di energia elettrica, quindi anche lì è un notevole dispendio di energia, per questo che abbiamo proprio preso in considerazione questo tipo di installazione, questa macchina. Certo. Prima dell'installazione del totem, come riscaldavate le vasche e gli ambienti? Molto banalmente con due caldaie, per rendere l'idea le classiche caldaie che ci sono nei condomini, due caldaie un po' più grossine perché la massa d'acqua da scaldare è notevole, l'ambiente è grosso, quindi si parla di sommati 600 kW termici e quindi un discreto consumo di energia che andremo di sicuro a dimezzare nell'arco del tempo con il totem. Certo. E quindi la scelta di installare un micro cogeneratore totem da quali esigenze nasce? Ma innanzitutto banalmente nasce dall'esigenza di risparmiare sui costi in bolletta. E poi oltretutto questa macchina ha anche ha delle emissioni molto inferiori rispetto a una caldaia normale che c'è appunto nei vari condomini o che abbiamo noi appunto adesso. Quindi si parla di un abbattimento del 90% delle emissioni in ambiente di CO2, sì, in atmosfera. Diciamo che sono queste due cose che ci hanno fatto muovere verso questa macchina, e poi anche la possibilità di aprire un leasing grazie alla partnership che ha Totem Energy con una società di leasing che è Alba Leasing, che ci permette di spalmare i costi nel tempo comunque. Quindi risparmio in bolletta e meno inquinamento. Meno inquinamento in ambiente. Stupendo. Stupendo. Andrea, come avete scelto il totem che meglio si adatta alle vostre esigenze? Ma allora, la Rarinantes Torino ha scelto la Totem Energy intanto dal punto di vista tecnico, per farsi fare una valutazione dell'impianto termico e quindi cercare di puntare a efficientare appunto l'impianto, da migliorarlo. Da questa valutazione siamo passati a uno studio, un'analisi tecnica dei dati che avevamo, quindi dei consumi passati, per capire poi quali erano le nostre esigenze future. Abbiamo deciso di scegliere uno tra i vari microcogeneratori che fornisce la Totem Energy ed è nello specifico il microcogeneratore Totem 20, alimentato a gas metano. Quali sono i risparmi che vi attendete? Puntiamo ad abbattere, a tagliare i costi di circa il 20%, e quindi per i consumi che prima riportavo, che sono notevoli, è già un abbattimento notevole. Arrivare al 20% vuol dire già respirare un po' di più. Sì, infatti. Bene, sono sicura che sarà così. Grazie Andrea. Grazie, grazie a voi. Ad Andrea Bena della società sportiva Rarinantes di Torino. A presto. Presto, grazie.